Io vorrei domandarle anzitutto con quali strumenti si intende attuare questo avvicinamento degli Stati membri. L'iniziativa di oggi è uno degli strumenti che abbiamo immaginato di utilizzare per creare una coscienza comune in Europa, oggi in particolare sui temi della sicurezza e della difesa, anche attraverso il coinvolgimento di stakeholders di varia natura, cittadini comuni, accademici, specialisti, addetti ai lavori nel settore dell'industria della difesa, militari, studenti. Si tratta di creare una consapevolezza comune di quello che è necessario fare in Europa per fare di più nel campo della difesa e della sicurezza. Secondo lei la sfera giovanile, quindi l'educazione superiore, in che modo può contribuire? Moltissimo, perché è là che si formano le classi dirigenti del futuro. Quindi, diciamo, insegnamenti mirati che aiutino gli studenti e attraverso gli studenti e le opinioni pubbliche nazionali a conoscere meglio l'Europa, a capire quali sono le opportunità e le sfide dell'Europa è un enorme contributo che si può dare anche all'avvicinamento delle sensibilità nazionali sui temi comuni e sulle sfide comuni. D'accordo, e secondo lei un esempio pratico che vorrebbe magari dare ad un giovane o ad uno studente, quale sarebbe? Fin dall'inizio studiare molto bene le lingue, studiare molto bene soprattutto l'inglese. Poi, se c'è un interesse a lavorare su temi europei, approfondire gli studi nel settore degli studi europei, magari passare anche un periodo all'estero, non necessariamente fare tutto il corso di studi all'estero, ma un periodo all'estero è un'esperienza essenziale. E alle istituzioni universitarie italiane lavorare per attrarre studenti stranieri, molto più di quanto non siano in grado oggi di fare le università italiane.